Siamo qui con Natal, che viene dal Marocco e stava all'ex Reggiane prima. Ci racconti la sua storia? Sì. Lì nell'ex Reggiana c'era un casino, veramente, sì. C'era un disastro, non è un casino, sì. Si vede delle cose da droga che gira lì la notte e non c'è nessuno, non c'è polizia. A volte anche se succede qualcosa è un casino, sì. Questo sempre, è l'ex Reggiana. Sì, e adesso dove stai? Adesso sono in un progetto col papà Giovanni, sì, nell'appartamento. Sto bene, veramente, la mia vita è cambiata, sì. Abbiamo Mandù, egiziano. Tu vieni quindi, quando sei arrivato in Italia? Quasi 2 anni qua. Venuto con ottobre con l'anno scorso. Così io, però io solo qua, non c'è gli amici, non c'è la zio. Però io... E lavori cosa fai? Lavoro al moratorio, ho fatto il moratorio con l'Egitto. Però siamo con Italia qua, non riesce ad andare al lavoro, tutto capo il lavoro vuole il documento. Però prima non c'è documento. Ma tu adesso sei in regola? Sì, 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 adesso c'è... Quindi puoi lavorare? Sì, c'è adesso il lavoro, la casa, il documento tutto a posto, grazie a Dio, anche grazie alla sorella Maria. Siamo qua con Lotfi, tunisino, quanti anni hai? Io ho 35 anni. E quando sei arrivato in Italia? 2017. E dopo che hai fatto? Hai trovato un lavoro? Hai lavorato? Sì. Lavoravi? Allo stadio. Allo stadio? Sì. Al MAPEI? Sì, su Cresezioni. Ah. Tu facevi lo steward allo stadio, sì. E poi a un certo punto... Non è... Il problema è il documento, capito? Perché io la prima documento in Olanda, capito? Cioè, adesso non c'è. Cioè non hai più il permesso di soggiorno? Ah, però non c'è, io ce l'ho l'avvocato, io do i soldi, adesso... Non rispondi, capito? E adesso quindi tu vivi qua in stazione? Sì. Qua la notte, di notte è pericoloso, come... Sì. Tu hai mai avuto problemi, sei mai stato aggredito? Mai. Uno ti ha aggredito, ti ha fatto del male? Che è successo?